Buonasera a tutti e a tutte, direi che di cominciare. Io sono Laura Minguzzi, libreria del Circolo della Comunità dei Sopravvivente e parlerò appunto del libro di Margherita. Stasera abbiamo invitato Margherita Gioioso a presentare, a discutere questo suo ultimo libro, il titolo è Là dove si inventano i sogni, sottotitolo Donne di Russia. Edito dalla Guanda, è uscito l'anno scorso, a novembre, insieme all'anno scorso, insomma, recentemente. Allora, chi è Margherita Belgioioso? Già il nome impegnativo, è giornalista culturale e autrice. Vabbè, in due, meglio abbondare. È nata a Milano, vive a Roma, ha studiato storia dell'arte al Curtin Institute di Londra ed economia politica alla London School of Economics. Ha vissuto per oltre 10 anni in Russia e viaggiato diffusamente nei paesi dell'ex Unione Sovietica, scrivendo per le maggiori testate italiane e lavorando come curatrice di manifestazioni culturali. Ora vive a Roma con il marito e i 2 figli. Ha scritto per parecchi, appunto, questi giornali, sono fatto una ricerca su internet, parecchi, Domenicale, Il Sole, Il Diario, Il Foglio, Repubblica, Io Donna, Lines, Manifesto, L'Unità, eccetera, eccetera. Allora, il titolo del libro mi ha subito affascinato, un po' perché conosco Zinaida Gippius, ho letto le sue opere, e poi perché ha lavorato, diciamo così, questo titolo nell'inconscio. Infatti il sogno ci fa uscire dai limiti posti dalla realtà, esposta ai termini della realtà e a proposito di appunto verità soggettiva. La mia passione per la ricerca storica, appunto faccio parte della comunità di storia vivente, la politica delle donne e i viaggi esplorativi nel mondo ex comunista mi hanno guidata poi praticamente verso di lei. In questo libro Margherita Belgioioso, con una scrittura che io direi aerea, dalle radici aeree, cioè coinvolgente, ma radicata nelle vite concrete avventurose di 16 donne russe, vola attraverso i secoli e gli avvenimenti. Un intreccio dal disegno complesso, ma di lettura fluente, cosa che di solito quando si tratta di storia è una cosa rara. Quindi si passa dall'abolizione della servitù della gleba, la rivolta dei decabristi, dell'assassinio dello zar Alessandro II, la rivoluzione bolscevica, l'assedio di Leningrado, Gulag, Perestroika. A chi sono le 16 donne protagoniste, le donne di Russia? Una carrellata, una cantante soprano alla corte imperiale, una giovane principessa decabrista, una nichilista in Svizzera, una poetessa, una scrittrice, una ballerina, un'attrice, artiste e poetesse, rivoluzionarie, donne di potere, dissidenti. Donne che si sono incontrate o hanno lottato per affermarsi e indicare una strada di libertà originale, imprevista o di emancipazione, inventandosi destini imprevisti. L'epilogo è dedicato alla giornalista Anna Politkovskaya, che noi abbiamo sentito, di cui abbiamo parlato molte volte in libreria, che l'autrice ha incontrato di persone nei suoi 11 anni di soggiorno a Mosca. In copertina avevo già detto che c'è la poetessa Zinaida Gippius, una poetessa simbolista di inizio Novecento, emigrata a Parigi dopo la rivoluzione. E all'interno del libro ogni donna raccontata è introdotta da una bella fotografia che mostra il viso della protagonista, permettendo di studiarla ancora prima di affrontarne il testo e di ritornare a osservarla ogni volta che si legge il racconto su di lei, perché io l'ho fatto, mi sono resa conto che
mentre leggevo andavo a vedere il suo ritratto. All'inizio vediamo la cantante d'opera Praskovya Kavalieva, vissuta fra la fine del Settecento e l'Ottocento. Per le prime due, la soprano, appunto, Praskovya, nata a Serro della Glebe, finita moglie morganatica del ricco conte Sheremetev, e la principessa Maria Volkonskaya, che decide di seguire il marito in esilio e lavori forzati in Siberia, si tratta di dipinti ad olio, non di fotografie, ma con una forza evocativa quasi di un'istantanea. Questa osservazione l'ho presa dalla recensione di Isabella Bossi di Federigotti, uscita sul Corriere nel novembre scorso. Il sottotitolo, Donne di Russia. Non si tratta, come si potrebbe pensare, di ritratti statici, medaglioni, di figure, ma di singolarità e donne singolari. E alla fine della lettura noi ci accorgiamo di avere percorso un viaggio anche alla scoperta della differenza tra donne. Non solo quindi un viaggio storico. Una chiave di lettura è imperniata sulla sottrazione alla idealizzazione delle donne, per restituire appunto le donne narrate con grazia e leggerezza, ma con convinzione alla storia. Uno sguardo che racconta una storia finalmente vista, ricca di dettagli significativi, a conferma di quanto dice Geneviève Frest nel suo ultimo libro, che i sessi fanno la storia, scrivono la storia. I sessi fanno la storia, nel suo ultimo libro, lo presenteremo qua in libreria, non molto. L'autrice adotta il punto di vista delle 16 donne di Russia, il punto di vista interno, le fa dialogare fra loro, dei punti di contatto, creando dei punti di contatto in luoghi, in città, Mosca, Pietroburgo, Pietrogrado, Leningrado, appunto, da loro frequentati, pur se in secoli e momenti storici differenti. Un esempio di ciò che intendo sottolineare, a pagina 128, perché è il libro, quando Alessandra Kollontai, ministra della famiglia e della sicurezza sociale, voce bassa, una perdura, difende Anna Akhmatova dalle accuse misogine di Zhdanov, ministro della cultura, e della stampa dell'epoca. Racconta di cose forse note, ma non guardate abbastanza in profondità, con uno sguardo dall'interno, con una scelta oculata e studiata di momenti cruciali delle loro esistenze pubbliche e private. Punti di svolta, momenti di svolta che ne cambiano il destino. Accadono eventi di rottura di equilibri, ma loro sanno capovolgere le loro esistenze approfittandone per trasformare un destino scontato, previsto, in una vita non eterodiretta, cioè di libertà, pronte ad affrontare gli sconvolgimenti e gli imprevisti con una certa dose di ironia e leggerezza, senza timore delle fatiche e degli ostacoli. Una storia finalmente vista. Anche un altro esempio di questo è quando mi ha colpito, Stalin chiama femministe le mogli dei bolscevichi e dice, ma è appunto che non le ama e lui vuole una moglie più, diciamo, sottomessa, a pagina 187. Lui amava la figlia Svetlana, che però lasciò l'URSS, emigrò in America e cambiò nome dopo la morte del padre, assumendo il cognome della madre, Alleluieva, morta a suicidio quando lei era molto piccola. Ma io direi che in questo libro si può parlare, per alcuni versi, in alcuni casi, di un femminismo, diciamo, pratico, concreto, non ubbidiente a schemi prefissati. E lo vediamo in modo esemplare nella vita della principessa Maria Volkonskaya. All'inizio lei mostra con la sua vita, le sue scelte, una modalità di fare società, mentre il marito e la sua organizzazione avevano scelto la via terrorista, partecipando alla rivolta decabrista contro lo zar Nicola I, 1825. Maria parte e con altre donne di Russia, aristocratiche, che avevano abbandonato la vita agiata di corte e seguito i condannati, creano lì in Siberia città europee, in una realtà contadina dove regnava appunto l'analfabetismo, non esistevano scuole, e concretizzano la loro immagine di città. Non a caso, appunto, a Città, che è una di queste città create dai decabristi, soprattutto da loro,
si chiama Cita, c'è una strada dove sono stato, l'ho vista anche Margherita è andata, dove c'è una strada chiamata la Via delle Dame. È anche un monumento dedicato appunto alle decabriste per ricordare una civiltà e una cultura che loro sono riusciti a realizzare nei 20 anni e oltre del loro esilio volontario. C'è anche una mostra appunto dove ci sono anche appunto a vedere delle foto, gli atelier, le sartorie che hanno creato, sale per concerti, libri manuali per le scuole, libri di ricette, eccetera. E scrive appunto Margherita, Maria Volkonska è felice nella Parigi della Siberia, nella città di Irkutsk, così è chiamata, no? Vicino al lago Baikal, dove vivrà 28 anni felicemente realizzate, libera dalle costrizioni patriarcali. Lì poi un dettaglio appunto interessante, che lì ha conosciuto un giovane anarchico italiano, condannato anche lui all'esilio, con cui ha avuto due figli. Ho parlato di una chiave di lettura che non idealizza, ma restituisce alla storia. Questo è possibile, secondo me, indagando le motivazioni proprie delle donne in questione. Quando io ho studiato all'università questa storia, attraverso il poema di Nekrasov, un poeta dell'Ottocento, dal titolo Donne russe, la chiave interpretativa era quella convenzionale, dell'eccezionalità, dell'amore femminile, dell'abnegazione, del sacrificio di sé. L'autrice ci fa capire invece le motivazioni di Maria. Lei abbandona la vita di corte, la modernità, i balli, l'agio, il bimbo neonato, perché è alla ricerca di una vita diversa per se stessa, cerca un altrove, un'altra vita da crearsi. Quindi rifiuta il ruolo di madre, non accetta il suo destino già segnato. Era anche molto giovane, meno di 20 anni, e il suo matrimonio era un matrimonio combinato dal padre. Quindi l'amore romantico e sacrificale non c'entrava per niente. Anche Vera Figner, un'altra donna del nostro libro, nichilista, studentessa di medicina a Zurigo, che ritorna in patria per partecipare al movimento di andata al popolo degli anni 60, stiamo parlando sempre dell'Ottocento, cioè dopo l'abolizione della servitù della gleba nel 1867, a cui, tra parentesi, come scrive Margherita, parteciparono migliaia di giovani donne con gli occhiali e le calze azzurre, che era un segno di riconoscimento reciproco. E io dicevo appunto che anche Vera Figner, insieme alla sorella Lidia, lasciò il marito e il figlio per seguire i corsi di un celebre professore marxista appunto a Zurigo. Io ho letto le sue memorie appunto quando ho preparato la mia tesi. E nasce Vera Figner nel 1872, quando in Russia esce la traduzione del Capitale di Marx. A Zurigo frequentava un club femminile, si chiamava il club femminile per il discorso logico. Come lei, tante giovani donne rifiutavano appunto i ruoli tradizionali, si tagliavano i capelli, portavano i capelli corti, come un segno appunto di libertà, e si tagliavano la tradizionale treccia delle ragazze vergini, e non si riconoscevano nei dettami della famiglia patriarcale. L'ammirazione di Vera Figner per Vera Zasulic, che era una nichilista appunto del gruppo Terra e Libertà, che spara a bruciapelo al governatore di Pietroburgo perché aveva fustigato un prigioniero politico, nasce quando la Zasulic viene assolta in un processo di rassegutismo in città molto partecipato, affollatissimo di studenti, e i giudici l'assolvono perché dicono che è il colpevole, lui è il governatore che ha agito in modo colpevole, quindi l'assolvono. E questo probabilmente fa capire un po' il cambiamento del clima politico appunto dopo queste riforme. Verso la fine del libro incontriamo Ekaterina Kurzeva, soprannominata Caterina la Terza, ministra della cultura, ex operaia tessile, che dichiara di amare il circo e i cori e di infischiarsi nella cultura, per poi invece appassionarsene in modo autonomo, senza seguire modelli predefiniti. Senza battere un ciglio, aveva assistito, prima donna che entra nel Politburo, prima sindaca di Mosca, ad un fatto epocale, la denuncia dei crimini di Stalin fatta da Khrushchev, di cui era una fedelissima. Una nota di colore che mi ha colpito, ce ne sono tante nel libro, no? Dettagli molto interessanti, cioè fanno entrare nel soggetto femminile, cioè nella soggettività femminile,
ci fa comprendere, una nota che ci fa comprendere un po' il clima dell'epoca, quando passò dalla fabbrica tessile ad incarichi pubblici di partito, decise di indossare qualcosa di molto colorato. Aveva imparato a sue spese l'importanza di un abbigliamento appropriato. E ho letto molte recensioni del suo libro, uscite su parecchi giornali, Corriere, La Stampa, Repubblica, L'Indice, Il Messaggero e Il Foglio, e ne hanno parlato a Radio 3 a Fahrenheit e su Alfabeta 2. Infatti ho invitato a questo proposito appunto Valentina Parisi, che ha scritto una bellissima recensione pubblicata su Alfabeta 2. E Valentina Parisi è la nostra ospite, che lei è giornalista, traduttrice e docente, laureata a letteratura russa qui a Milano, all'Università degli Studi e ha conseguito un dottorato nel 2005 in letteratura slava. È docente di letteratura russa presso la Civica Altiero Spinelli. Ha tradotto e ricevuto premi per le sue traduzioni. Nella sua scrive anche per pagine culturali, per il Manifesto e Alias. Nella sua recensione mi ha colpito il fatto che mette l'accento sul ruolo che Margherita Gioioso fa assumere, l'autrice fa assumere all'architettura, nel racconto delle vite di queste donne. Per esempio, Svetlana Stalina rifiuta di andare a vivere in uno dei 7 grattacieli, simbolo dello stalinismo, i Vysotsky cosiddetti, i grattacieli della Vittoria, voluti dal padre, non vuole andarci. Oppure un altro esempio, il ruolo del palazzo dei conti Sheremetyev, dove c'era il teatro privato del nobile, in cui la cantante, appunto, Praskova, serva della Gleva, si esibiva e che poi sposerà, e 2 secoli dopo, nel medesimo palazzo, va a vivere Anna Akhmatova. E un altro punto della sua recensione di Valentina è sul ritmo della scrittura di Margherita e il fatto di entrare con i piedi nel piatto, come si usa dire oggi, nella vita delle protagoniste, in momenti di svolte cruciali delle loro esistenze. Come un fermo, io ho fatto un esempio, un fermo immagine, una sorta di fermo immagine che lei crea, l'autrice, Margherita, infatti come un fermo immagine coglie, per esempio, nel ritratto di Svetlana, quando lei, il momento in cui lei ha maturato la decisione di lasciare l'URSA, di emigrare, di andare in America, no? Che non è proprio un capovolgimento della sua vita, diventa come un'altra persona. Ecco, io adesso passerei la parola a Valentina Parisi, e prima però direi 2 cose. Per chi è interessato, volevo dare 2 consigli, altri 2 consigli di lettura per la libreria, che abbiamo tanti libri sulla Russia. Cioè 2 libri nuovi appena usciti, Il futuro è Russia di Masha Gessen, che parla dalla perestroica, sua esperienza personale, dalla perestroica agli ultimi 30 anni, insomma oggi, è molto interessante per approfondire un po' la Russia attuale, contemporanea. E poi un romanzo, Le donne di Lazara, di una scrittrice, Marina Stepnova, che anche lì c'è questo nuovo genere, direi, di mescolare la storia, quindi fatti storici, a personaggi, diciamo, un po' romanzati, però i fatti storici sono ben, cioè come una riflessione sulla storia, sulla memoria, no? Che è interessante per andare un po' a fondo sulle questioni scottanti di oggi, sui nodi, insomma, della realtà quotidiana politica di oggi. Ecco, io ho finito. Ah no, l'ultima cosa è il nostro menù, così avviso subito prima che qualcuno vada via in anticipo. Abbiamo la cena, quando abbiamo finito l'incontro, poi passerò la parola anche a voi, e abbiamo la cena curata da Teresa insieme con Rossella. Per questa sera hanno fatto un'insalata russa, barbabietole rosse, stroganoff, un riso, con funghi, champignon, carote, zucchine al forno e torta Napoleone, ricetta russa e autentica, come ha detto Teresa. Passo la parola, sovieti, perché sono russa. Passo la parola a Valentina. È un difficile ufficio arrivare dopo il menù. Comunque io ringrazio Laura per il graditissimo invito, sono molto contenta di essere stasera qua con Margherita, di essere stata anche costretta a leggere il libro di Margherita a distanza di tempo dopo. Però appunto torna a colpirmi questo elemento, sarò brevissima, poi appunto
mi sembra importante sentire finalmente la voce di Margherita, anche la sua, insomma, così in diretta, oltre che quella appunto che emerge dal libro, però effettivamente anche a una rilettura mi ha colpito un elemento ben preciso che avevo così, che è abbastanza evidente anche di prima acchito, cioè quindi, la grande abilità compositiva con cui ho scritto questo libro, perché è un libro avvincente, ma lo è innanzitutto, sì, chiaramente per le vicende di queste donne tutte particolari e inquadrate con così con grande empatia e anche con grande conoscenza delle loro storie, ma si tratta di capitoli che sono avvinti tra di loro, perché appunto non il grande rischio di scrivere un libro del genere che attraversa tutta la storia russa potrebbe essere quello di così, dei fermi immagini che restano, come dire, senza montaggio. Invece Margherita è riuscita a fare un'operazione molto, come dire, non facile, è riuscita veramente bene, perché compositivamente appunto queste storie sono tutte legate tra di loro, sono tutte avvinte. Il risvolto di copertina utilizza la metafora della staffetta, no? Queste donne si passano il testimone l'un l'altro, testimone che potrebbe definire come quello dell'emancipazione femminile o comunque della costruzione di una femminilità complessa. A me è venuta in mente anche però come dire, la metafora della collana, che poi è anche forse più rispondente a una certa attenzione di Margherita alla moda femminile, ai vestiti che emerge particolarmente bene da questo libro. La collana perché appunto immaginatela appunto un po' questi capitoli come le gemme, come i grani di una lunga collana, perché effettivamente ci sono dei piccoli particolari, ha parlato anche Laura, per esempio l'insistenza su determinate architetture può essere una di queste, elementi che appunto collegano le storie di queste donne, possono essere degli sfondi, possono essere delle architetture, molto spesso però sono anche degli elementi stessi della personalità di queste donne che vengono appunto inquadrati da vari punti di vista. Margherita fa un ampio utilizio, per esempio, del discorso in diretto libero, cioè lascia che le sue donne, lei ogni tanto le definisce scherzosamente donnette, parlino da sole. Ed è uno appunto giustissimo che queste donne parlino da sole. E quindi, attraverso l'uso del discorso in diretto libero, ottiene anche un effetto abbastanza particolare, cioè queste donne spesso si commentano, cioè commentano, danno prova di conoscersi reciprocamente e molto spesso appunto, come dire, si parlano addosso. Dopo aver letto il capitolo, per esempio, su Alexandra Kollontai, che sappiamo, commissario del popolo di Lenin, femminista antevittera, ma anche se lei non rifiutava assolutamente l'utilizzo del termine femminista, ritroviamo invece un capitolo dedicato a Matilda Kshesinskaya, la ballerina degli zar, quindi un personaggio completamente diverso, che dice così: Alexandra Kollontai, avida, crudele e brutale, senza alcun senso dell'umana decenza. Si diceva che avesse decine di amanti, fosse responsabile di migliaia di omicidi e volesse strappare i figli alle madri per educarli nei soldi. Era l'unica donna a far parte del Sovnarkom, l'organo centrale del governo rivoluzionario. Ecco, vedete, con una nota così tranchant, chiaramente la povera Kollontai non aveva in testa nulla di tutto ciò, però attraverso il giudizio della Kshesinskaya, che frequentava tutt'altro ambiente, era appunto una ballerina classica e una specie di favorita di Nicola II, ultimo zar, Margherita riesce a far sì che appunto la protagonista del capitolo precedente sia illuminata, compaia in tutt'altra luce, e in un certo senso conferma anche il giudizio che ne aveva dato prima, un autogiudizio della Kollontai, che quando dice le sembrava di soffrire di una singolare persecuzione, stava ugualmente antipatica a uomini e donne, soprattutto
evidentemente alle donne, visto il giudizio della Kshyshynskaya. Quindi vedete, un altro esempio, per esempio, potrebbe essere anche non su giudizi, insomma, di simpatia, antipatia, vabbè, ce ne sono vari emblematici casi, soprattutto quando si arriva al primo Novecento, che è illuminato particolarmente bene, trova particolarmente spazio nel libro di Margherita, quindi quando ci sono tutte le varie Akhmatova, Vipius, che insomma difficilmente potevano vedersi, ma per esempio anche all'inizio mi ha colpito questa, per esempio anche gli stessi giudizi sugli eventi politici, sulle fasi politiche che attraversa la Russia. Se nel primo capitolo, quello di Pleskov, abbiamo così espresso un giudizio abbastanza, un quadro abbastanza così che fa fare un po' un salto sulla sedia, sulla servitù della gleba, nel senso che giustamente Margherita fa parlare il suo personaggio, questa cantante che è appunto figlia di servi della gleba, che riesce a diventare, grazie alle sue straordinarie capacità di cantante, la sposa di Nikolai Sheremetyev, e ha improvvisamente accesso a un mondo che appunto, così, per la sua origine sociale altrimenti le sarebbe negata. Ecco, raccontando questa, dal di dentro, questa storia, ovviamente emerge un quadro della servitù della gleba, che come una specie di strano ascensore sociale, e questa è l'idea chiaramente che ne dà dal di dentro Pleskov. Poi, leggendo subito dopo il capitolo dopo, ci rendiamo conto che chiaramente Margherita non è impazzita, perché subito dopo ci dà, per esempio, nel capitolo dedicato invece alla Volkhonskaya, alla principessa Volkhonskaya, subito nella seconda pagina, appunto, la principessa Volkhonskaya scopre lo scritto di suo marito, che nel frattempo è stato decabrista, cioè saputo dalla moglie, e che nel frattempo è stato arrestato, e ci dà appunto questo documento in cui, che contiene una serratissima accusa appunto all'istituzione della servitù della gleba. Quindi vedete appunto come l'adozione di un punto di vista interno permette appunto di dare appunto fornire al lettore delle visioni assolutamente sfaccettate. Ecco, queste perle, questi grani della collana sono appunto sfaccettati, e quindi riflettono in maniera molto, così, molto, molto particolare quella che è la storia russa. E venendo appunto a... Poi è anche un libro coraggioso, secondo me, perché che appunto si assuma dei rischi, perché il rischio di un libro del genere è quello che appunto, essendo un libro molto personale, appunto la selezione di queste donne non c'è niente da fare, è soggettivo. Quindi presta il destro a tutta una serie di, ovviamente, domande, perché hai lasciato fuori questa, perché hai lasciato fuori quell'altra, che ti hanno già fatto largamente. Ma quindi io ho evitato di farti questa domanda, cioè nel senso non lamento nessuna evidente mancanza, però ti chiedo quale donna, o se ce n'è stata più di una, per ragioni di spazio, perché non poteva, appunto, la collana era già troppo lunga, così hai dovuto sacrificare, che magari invece ti sarebbe piaciuto inserire. Se c'è anche... Intanto, passo la parola. Allora, beh, innanzitutto vi ringrazio. Allora, ringrazio moltissimo la Libreria delle Donne per avermi invitato. Voce. Sono proprio felice di essere qua. Ringrazio Laura e Valentina per avermi presentato. E allora, innanzitutto, poi arriverò alla tua domanda. E innanzitutto, quando ho scritto questo libro, avevo molta paura delle opinioni, in realtà sono assaggiate, degli slavisti. Per cui essere presentata da due slaviste, di cui una anche una femminista slavista, mi preoccupava moltissimo.
Raccontavo infatti che la presentazione che abbiamo fatto Italia-Russia, dove mi hanno fatto proprio dei pulci, ma perché diciamo con Laura erano due maschi che mi presentavano, quindi non hanno capito niente. Di piuttosto misogini. No, no, non è vero, no, io sono divertita moltissimo, è stata una presentazione stupenda, però proprio non avevano... cioè non avevano colto molte cose che ha colto, che hai detto tu Valentina nella tua recensione per prima, anche oggi che hai detto anche tu, e che secondo me sono, cioè quello che ho cercato di lavorare sul libro, appunto non tanto perché mancassero alcune donne, ma ricreare, cioè far sì che io adottassi dei punti di vista diversi, questa cosa che dicevi, la sfaccettatura della realtà, ecco, questa è... ci ho lavorato tantissimo sul montaggio, che dici, no? Moltissimo, perché appunto un personaggio storico, piuttosto che un periodo storico, un episodio storico, doveva essere raccontato da tanti punti di vista diversi. Io mi tolgo, e questo l'hai scritto nella tua recensione, mi sono astenuta dal giudizio, ho riportato tanti giudizi loro. E invece in questa presentazione a Italia-Russia, Damiano Rebecchini, che è un carissimo amico, mi disse: ma come, la Furzeva aveva le mani grondanti sangue e tu la descrivi che sceglie il tailleur da mettersi la sera? Ecco, ma lecito. La critica loro era che ero buonista, lecito, però io gli rispondevo: ma io voglio raccontare il loro punto di vista, sicuramente la forza la poteva aver strangolato, ma sicuramente lei non pensava di sé come una che avesse le mani grondanti, grondanti sangue, quindi io l'ho voluta raccontare appunto dall'interno dentro. Sicuramente pensava a come doveva porsi quella famosa sera del Festival Internazionale del Cinema di Mosca, che poi fu vinta da Fellini, e quindi io da lì voglio partire. E poi la storia la poi insomma, poi secondo me un po' si capisce che era una che, più che le mani grondanti sangue, era una senza nessuno scrupolo, e che era pur di fare carriera, di arrivare dove lei voleva arrivare, e lontano da dove era partita, cioè quel paesino con cui con Khrushchev si dicevano chi era più povero, chi era più contadino, chi era più sovietico tra i due, perché erano entrambi appunto la caricatura dell'ascensore sociale sovietico, insomma del contadino che riesce a far carriera. Ecco, quindi appunto mi fa piacere che diciamo l'abbiate più o meno apprezzato, nonostante che siate delle slaviste, perché mi dicevo, quando hai detto che è un libro coraggioso, più che della sezione delle donne, è intanto aver messo 200 anni di storia russa così, e per cui naturalmente avrò anche fatto degli errori, e poi tanti di voi l'hanno letto, tanti di voi mi hanno detto, non so, la data di morte, veramente è confusa la data di morte di Stalin con quella di nascita, cioè cose che avrebbero fatto, per carità, e continuano a venirne fuori alcuni di questi errori, no, però vabbè, insomma, ci sta. Ecco, per cui è un libro, sì, coraggioso, è un libro che io ho scritto perché non sapevo quasi nulla della Russia quando sono arrivata da ragazzina, insomma, 24 anni, e continuavo a imbattermi in meravigliose storie, ma proprio storie emozionanti, avventurose, belle, semplicemente, cioè il racconto, la felicità della storia, con personaggi buoni, cattivi, le situazioni avverse, la pioggia, il vento, il freddo, la geografia contro, i chilometri, ecco. E quindi piano piano, insomma, ho cominciato a mettere da parte libri, ecco, delle biografie così, e piano piano è nata questa idea di scrivere un'ambiziosissima storia della Russia attraverso dei personaggi femminili, non di proposito femminili. Non mi sono mai seduta a tavolino dicendo facciamo una storia della Russia dal punto di vista femminile, affatto. Facciamo una storia della Russia da personaggi, cioè da storie belle sconosciute, perché per esempio, insomma, a un lettore medio italiano forse conosce Akhmatova, ma non tanti, e non ne faccio una colpa, però è una perdita, è una grande povertà non conoscere Akhmatova. Ecco, allora, ma Akhmatova è come se fosse
Cioè è un centesimo di quello che io mi sono, che ho scoperto passo dopo passo vivendo in Russia. Anche la storia di Olga Bergholz, non me l'avete nominata Olga Bergholz, è una storia appunto emozionante. Lei era una poetessa, una giornalista radiofonica che vive a Leningrado durante l'assedio e riesce con le sue cronache, con gli inviti di altri poeti, tra cui l'Akhmatova, e lì il collegamento tra il capitolo primo e il capitolo successivo è attraverso appunto l'Akhmatova che va alla radio a parlare al popolo di Leningrado, invitata dalla Bergholz, e attraverso appunto queste sue cronache, queste sue anche confessioni, proclami, anche delle informazioni tecniche, dove andare dove c'era una distribuzione quel giorno di gasolina piuttosto che di carne, insomma, così, e lei riesce a tenere in vita la città. Ma la cosa più straordinaria di Olga Bergholz è che, come uno vede nei suoi diari, che poi sono stati pubblicati anche in italiano recentemente, lei in verità era la prima a aver perso la fiducia in questo governo, in questo stato che lei tanto difendeva. Lei era la prima a essere un'antisovietica, diciamo, molto antilitteram e tutto quanto, però era la prima a avere dei dubbi, aver perso perso la fede nel socialismo. Ma tutta questa sua battaglia, diciamo, la relega nel suo diario, infatti si chiama diario segreto, così, che peraltro era totalmente vietato tenere dei diari durante l'assedio di Leningrado, perché si pensava che in caso di una conquista della città da parte dei nazisti, questi diari dei poveri leningradesi sarebbero potuti essere delle fonti di informazioni preziosissime, per cui era vietato pena la fucilazione. Lei ha tenuto questo diario, ecco, in questo diario uno capisce come in verità lei doveva essere completamente divisa in due Olghe, no? La Olga ufficiale che tiene, che per amore della sua città lei riesce a tenere in vita il paese, cioè tiene in vita il popolo per amore della sua città e non per amore del regime, e dall'altra parte invece privatamente era la prima a non crederci per nulla. Quindi insomma queste storie appunto nei miei viaggi, nelle letture, continuavo a imbattermene e ho pensato di farne una collana. In effetti non mi è mai venuta la metafora collana, mentre ho sempre usato quella della staffetta, che infatti ho usato io, è mia. Staffetta perché in effetti mi sembra più appropriata della collana, mi piace molto, però la staffetta perché c'è un obiettivo, cioè c'è un correre fino a una destinazione, mentre la collana c'è una circolarità che peraltro c'è, ed è, cioè, torna, insomma, che la Elena Bonner avesse candidato la Politkovskaya al premio Sakharov per i diritti umani post mortem, cioè mi sembrava che tornasse indietro, cioè all'ultima, e poi c'è un attacco con quella precedente, per cui c'è ancora un po' di collana. Queste sono cose che, se l'avete letto, riuscite a seguirci, sono un po' difficile. Però una staffetta perché appunto si parte all'inizio, la serva della gleba, poi la decabrista, una dopo l'altra si arriva a, non dico che si arriva alla Politkovskaya, però un po' è vero, cioè la Politkovskaya, che è l'unica di queste donne veramente stranota anche in Italia, un po' si capisce da dove arriva, la si capisce di più. Si capisce di che stoffa fosse fatta, di quali cromosomi, insomma. Un po' semplicemente tutti questi passaggi servono non voglio dire raccontare la Russia d'oggi, dalla quale mi sono tenuta il più possibile lontana, però comunque appunto era una valanga, no? Cioè, una staffetta che arrivava in fondo. Infatti, in senso cronologico che tu hai sottolineato nella tua recensione, per me era fondamentale e mi ci sono arrovellata tantissimo sulle date, perché inizialmente io volevo che il capitolo iniziasse con la data della fine precedente, poi a un certo punto ho lasciato stare perché era infinita questa cosa. Ecco, quindi così vi ho raccontato un po' del libro, come è nato così. Per finire, rispondendo alla tua domanda, quale donna ho tagliato via? Allora, tante. No, naturalmente ce ne sono tante.
Ce ne sono, che è divertente, ce ne sono alcune che sono state da me e che poi sono rientrate dalla finestra, come si dice. Allora, beh, quella che è tagliata via, che è fuori, è due famose, Inès Darmont, naturalmente, e poi, che però ha citato, insomma, la cosiddetta amante di Lenin, che però alla fine mi sembrava un personaggio abbastanza poco interessante, soprattutto quel periodo era raccontato dalla Kollontai molto meglio, perché il criterio di selezione, e su questo infatti non ho mai problemi, quando me lo chiedo ma perché non c'è quella, appunto, come dici tu, è personale, ho deciso io, ma soprattutto il criterio di selezione era che uno cioè doveva rispecchiare un periodo della storia russa che io volevo raccontare, per cui se uno fa, per esempio, faceva l'astronauta, cioè interessantissimo, ma che ci azzecca con la mia, capisci, cioè usciva, il primo criterio dovevamo essere morte, tanto per cominciare, la Tereshkova infatti è ancora vita, la Elena Volen quando ho cominciato a scriverlo era ancora in vita, e quindi dovevano rispecchiare, essere decedute così che non si potessero offendere, rispecchiare una pagina di storia, naturalmente se uno guarda la storia russa sono tutte ballerine letterali, così, per cui naturalmente non è che si poteva parlare soltanto di poetesse, perché infatti mi chiedo ma perché non c'era Tsvetaeva? C'era Akhmatova, e questi vivono in un periodo simile, hanno una storia, vabbè, naturalmente diversa tutto quanto, però minimo. Sì, insomma, per cui o l'una o l'altra, e io di mio proprio ho scelto Akhmatova, senza dire. La storia divertente è quella di Nina Berberova, che io avevo letto tutto leggibile, la sua meravigliosa autobiografia e i suoi libri meno meravigliosi, secondo me. L'ho anche scritta, e lei all'inizio doveva stare molto prima di dove si trova adesso, cioè doveva raccontare quello per cui è nota, cioè la Parigi degli anni 30, l'emigrazione russa a Parigi. E quindi era tutta scritta, con i vari incastri, le sue gite nella periferia di Parigi, a Billancourt, i racconti dei conti Sheremetev che guidavano, facevano i tassisti, che tutte cose che si trovano nei suoi libri. Poi però ho detto, cioè, non mi piaceva, non funzionava, mi sembrava sempre che fosse un testimone molto valido, che fosse stata fortunata a vivere dove viveva, nel momento in cui viveva, ma alla fine non ne trovavo abbastanza spessore in cotanta compagnia, e quindi l'ho tagliata. Quel periodo lì l'ho fatto raccontare dalla Zinaida Gippius, in parte dalla Akhmatova che va in giro per Parigi nel suo viaggio di nozze, e poi ho consegnato il libro alla Wanda. Sta in biblioteca, resta a noi, infatti conosce Modigliani e su una panchina le Tuilerie, tutto vero. E consegno il libro alla Wanda, e la Wanda, che è l'editore della Berberova, mi dice: ma benissimo, ma la Berberova dov'è? E allora ho detto: guarda, la Berberova ce l'ho lì pronta, se vuoi ce la possiamo anche rimettere, però sai, non funzionava, io l'ho tagliata. E l'editore mi dice: ma come? Il processo Kravchenko, e quello è il processo Kravchenko. E io, anzi, poi chiederemo a voi, non so, e io non avevo mai sentito il processo Kravchenko, devo ammettere. Cioè, magari avevo visto nella bibliografia della Berberova, c'era il processo Kravchenko come un'opera. Comunque, questo mi procuro questo libro, che era fuori edizione, pubblicato dalla Guanda, che l'ha ripubblicato infatti l'anno scorso, e mi si apre, diciamo, una visione molto più interessante di lei, perché intanto faceva molto gioco al mio libro, perché era un po' la prima denuncia di Stalin, no? Del fatto dell'Eucaristia, dei campi di concentramento, cioè di Gulag, di come fosse trattata la popolazione, erano cose che ancora non erano uscite. E la prima volta che escono è con il processo Kravchenko, per cui poi una cosa che mi interessava molto era gli albori del rapporto URSS-America, Stati Uniti. Ecco, e allora intanto mi sembrava fosse un modo molto più interessante, originale, curioso di parlare della Berberova, che poveraccia è sempre parlata, raccontata come quella dei salotti russi. Invece raccontarla come
la russa, perché non è sovietica, la russa che sbarca a New York, che sono delle pagine prese dalla sua autobiografia, mi piaceva molto, cioè funzionava benissimo. E quindi, appunto, la Berbero è rientrata, però in un periodo storico completamente diverso. Poi vive fino a 90 anni, insomma, una lunghissima vita, per cui si presta da ragazzo, ma vive tutte. E quindi, niente, è rientrata in questa chiave completamente diversa, e allora lì funzionava insomma, benissimo. Interessante, infatti, questo aspetto. Ecco. Bene, io farei, prima di passare la parola al pubblico, volevo porti alcune domande anch'io, e poi dopo basta, passiamo la parola al pubblico. Prima cosa che volevo chiederti, no? Cioè, il vissuto entra in rapporto con i temi, i personaggi o i periodi della nostra ricerca storica. E questo, secondo me, aiuta appunto a rompere i rigidi criteri della storiografia. E questo poi io l'ho sperimentato appunto con la mia pratica della storia vivente, con la comunità di Milano. Per esempio, nella mia tesi di laurea, ho parlato della terrorista Sofia Perovskaya, che partecipò all'assassinio dello zar Alessandro II. 1881, come attivista del gruppo terrorista La Volontà del Popolo. E questo mio interesse era qualcosa di inconsciamente non consapevole, qualcosa di inconscio di cui non ero consapevole. Poi ho scoperto dopo, molti anni dopo, in effetti, che era legato, no, questo mio interesse per le donne terroriste, giovani donne terroriste, è legato un po' alla mia storia, insomma, alla mia storia personale. E quindi una storia familiare e politica, e che desideravo appunto fare parlare in qualche modo, ecco, era come un modo molto obliquo, molto diciamo indiretto e opaco di dire qualcosa della mia storia, insomma, attraverso queste donne terroriste di cui ho scritto, studiato e fatto appunto delle ricerche. Quindi dare parola, farle parlare anche una storia mia personale, far entrare una storia mia nella storia. Appunto, essendo vissuto in una famiglia contadina e comunista. Infatti mio padre teneva il ritratto di Stalin in cucina, no? E quindi ho dovuto liberarmi di questo scheletro nell'armadio. Quindi volevo chiedere appunto a te, dopo questa premessa che ho fatto, cos'è che ti ha spinto, quali tue motivazioni soggettive ti hanno spinto appunto nella tua scelta delle figure che ci hai raccontato, no? C'è qualche motivazione profonda, insomma, che ti ha guidata, insomma, il criterio. L'altra cosa che ho letto in una recensione è che in certi punti, non avendo fonti, diciamo, scritte su cui appoggiarti, hai fatto leva un po' sull'immaginazione. Ecco, voglio sapere in quali punti, in quali momenti della tua narrazione hai usato l'immaginazione. Allora, dunque, partiamo dalla prima. Prima l'ho letta, mi ha fatto leggere. Quindi questa storia del ritratto di Stalin in cucina mi divertiva molto e forse, insomma, la mia reazione lì leggendo è che naturalmente, poi qua è pieno di miei cugini, per cui è un po' complicato parlarne, però cioè, non c'era una situazione più diversa da questa, mio padre sicuro non c'aveva il ritratto di Stalin in cucina, per cui forse siamo arrivati, abbiamo la conclusione, siamo arrivati in Russia da due, cioè la Russia è stata la risposta a entrambe, diciamo, le reazioni alla nostra infanzia. E io però mi ricordo quando mio papà mi sono venuti a trovare a Mosca la prima volta, che avevo 24 anni, ed eravamo davanti al Gastinizza Rassia, che hanno tirato giù nel frattempo, e il mio papà, da democristiano, ricordo che ha fatto una specie di saltino dicendo: "Che abbiamo vinto noi!" E io ci sono rimasta malissimo, perché insomma che mio papà potesse dirmi una cosa così, tutto che io andata da là, l'unica cosa che gli veniva da dire: "Abbiamo vinto noi." E quindi forse ho deciso di festa da 11 anni
a Mosca perché sì, avevamo vinto noi, secondo mio papà, però erano più interessanti loro. Quindi, insomma, questo perché sono andata in Russia. Poi perché ho scelto loro, sì, naturalmente. Motivazione questa, sì, perché, no, perché mi piaceva la Russia, perché la Russia è un vaso di Pandora, di storie una dopo l'altra, ecco. E, per rispondere alla seconda domanda, allora, dove ho usato la immaginazione? Proprio, non mi ricordo dove e in quale recensione, però proprio non è quello che volevo fare, cioè non c'è cosa più diversa da quella che ho fatto, quello che c'è scritto qui, nel senso che l'immaginazione io l'ho usata, intanto non ho mai cercato pezzi d'appoggio, perché io racconto la grande storia che sanno, che magari gli italiani conoscono poco, perché la abolizione della servitù della gleba magari non tutti sanno quando, perché, chi l'ha fatta, però racconto una grande storia, per cui non è che avevo bisogno di pezzi d'appoggio per raccontare la rivoluzione bolscevica, cioè è tutta stranota, ho letto libri, non è che sono andata a dire che in verità Lenin non aveva il ruolo che gli storiografi dicono che ha, per cui avevo bisogno di documenti che provassero le mie teorie, no, assolutamente, io ho fatto una grande storia. Dove ho usato l'immaginazione era semplicemente per, direi, per far vedere la storia, per renderla più vicina. Quando si parla di questo, di questa cosa, insomma, quanto è storia, quanto è immaginazione, io normalmente parlo di come è nata la passeggiata sul ghiaccio dell'Akhmatova, no? Allora, l'Akhmatova, come abbiamo detto, è la più grande poetessa russa del Novecento, o la seconda, dipende se sei per la città, l'Akhmatova comunque, insomma, è un gigante, una specie di Dante Alighieri del Novecento russo, per cui raccontarla, farla vedere muovere è già una cosa molto pericolosa, molto coraggiosa, è assolutamente un monumento. Però io volevo intanto esprimere il suo legame con la città, una cosa molto semplice, lei è proprio una pietroburghese, no? E allora mi sono detta, beh, io da italiana, cosa mi ha toccato di San Pietroburgo, insomma, no? Molto banalmente, e qualsiasi italiano, no, ovviamente non solo gli italiani, ma forse soprattutto gli italiani, perché siamo meno abituati al clima russo, se va a San Pietroburgo d'inverno, cammini, fa una passeggiata sul Golfo di Finlandia ghiacciato, che è mare, cioè camminare sul mare ghiacciato, insomma, una cosa che fa una certa impressione, insomma, intanto perché hai sempre il dubbio che caschi, e poi perché hai dei giochi di riflessi, di trasparenze, degli scricchioli tremendi. Ecco, e quindi io mi sono inventata di sana pianta l'Akhmatova che camminava sul ghiaccio, perché non c'è in una fotografia, non c'è in una sua poesia, però allo stesso tempo mi difendo, diciamo, da chi lo chiama, non è che da chi lo chiama romanzo, perché sicuramente è un po', è un racconto, per cui ha una cioè una sua anche caratteristica di romanzo, insomma, però mi difendo da questo dicendomi, d'accordo, non c'è scritto da nessuna parte, non c'è una fotografia, ma vuoi che l'Akhmatova non abbia mai camminato su ghiaccio? Molto bene, sì. E se ha camminato su ghiaccio, che cosa vuoi che abbia pensato? Ha pensato casco? Cosa sono questi scricchioli? Cosa sono questi riflessi? Ecco, per cui io dove le pezze d'appoggio appunto non erano, però dove non, cioè, non è che dove non arrivava la storiografia ho inventato, però ho cercato di far vedere la storiografia, cioè di quello che mi dicevo sempre, che mi ricollego con delle metafore cinematografiche che tu hai usato, cioè quando parlavi di montaggio, io mi dicevo, io ho la telecamera sulla spalla, per cui la mia donna non può sapere quello che succede dopo, può sapere ogni tanto quello che è successo prima, ma non è detto, perché magari non arriva in un'altra città, eccetera. Per cui io, la telecamera sulla spalla, per cui io devo raccontare quello che lei vede attorno.
E quindi mi sono messa a guardare fotografie, film, i quadri, appunto tu prima avevi citato i quadri, è molto importante insomma i quadri come fonte del lavoro che ho fatto, perché guardando quello vedevi appunto dove vivevano, come si vestivano, che tipo di cucina avevano, che tipo di casa avevano. E sono andata nei posti, come dicevi, a Cita sono stata però su tutta la stazione, non ho visto la famosa Danske Ulica, però li ho visti altrove. Però per esempio nel palazzo di Ostanchi, no? Lì vai a vedere, no, di Ostanchi, no? È l'altro palazzo dei Sceleviezi, il primo, quello dove si apre la scena del mio libro, se non mi ricordo. È quello di Mosca, vabbè, insomma, il palazzo lì, e vedi appunto il corridoio con tutta la quadriglia Sheremetev e con tutti gli antenati. Esatto, Moscova. Ecco, e mi sono detta, ma vuoi che sta povera serva, cantante, sì, ma era una serva, non abbia avuto timore di improvvisamente vedersi raffigurata dopo un po' di antenati? E quindi lì, e infatti la vedi nel ritratto, che come dici tu, insomma, sono molto... Sembra che tu tornavi indietro a vedere i quadri, sì. Mi è molto piaciuta ed è un po' quello che continuavo a fare io, perché guardavo questi occhi, lei è tutta, vabbè, insomma, questa pittinatura 870, così, e poi ha questo medaglione con il suo marito, a cui lei apparteneva. Ecco, sulla bellissima, cioè, ecco, e questo dice veramente, insomma, è più grosso, non dico che è più grosso della sua faccia, ma è più dettagliato della sua faccia, è proprio, io, vabbè, a parte che è il centro, così, ecco, per cui io ho fatto molto ricorso alle immagini per raccontare la loro vita. Ecco, però l'idea che, insomma, come è stata messa in questa recensione, cioè che cercavo l'immaginazione dove non arrivavo alla presa d'appoggio, è proprio, non è il lavoro che ho voluto fare, ecco. Non ho inventato niente, ho soltanto, come dire, messo cioè raccontato dei pezzi che mancavano, ma che verosimilmente ci sono stati, appunto la Matua che camminava sul ghiaccio e la Praskovia che guardava questa quadreria di antenati e diceva che c'entro io lì, ecco. Beh, no, una cosa l'ha inventata, il montaggio, il modo, la modalità. Sì, no, questo naturalmente, dico il fatto, no, che c'è dentro, poi sì, no, cioè ci ho messo, insomma, tutti quelli che mi conoscevano sanno che ci ho messo, insomma, 6 anni, 7 anni, un tempo infinito, per cui... Così a fare tutti questi incasti ci ho messo un sacco di tempo. Ma anche per esempio, scusami, viene in mente certe pagine, anche la documentazione proprio che, certo, uno può rimanere colpito dai quadri ben scelto, però poi c'è anche tutta una serie di dettagli, per esempio, torno su questo aspetto, la moda, che, cioè le mode poi, perché sono contestualizzate appunto nei vari chiaramente periodi. E se posso leggere un piccolo pezzo, appunto, sempre da Praskovia, vista che è anche la donna più lontana da noi, no? Che a un certo punto viene, il marito comincia a vestirla come una bambola, andando addirittura al di là di quello, poi si capisce che sono i suoi stessi mezzi, che comunque sono dei mezzi sicuramente notevoli per l'epoca, perché si fa arrivare tutto da Parigi, cioè la moda russa all'epoca ancora non esisteva. Poi tu parlerai anche, per esempio, di della Rosovan, che invece è la, appunto, grande esponente dell'avanguardia, che è una disegnatrice, tra le altre cose, anche di stoffe. Quindi a quel punto, ma a quel punto siamo negli anni 20, negli anni 30. Ma lì arrivava tutto da Parigi, no? E quindi questa pagina veramente che, sì, uno capisce anche quante ricerche ci sono state dietro. Nicolai aveva cominciato a viziare e a coprirla di attenzione, vestendola come una principessa francese. Se Monsieur Ivar, che è il factotum che gli manda tutto da Parigi, inizialmente riportava da Parigi soltanto le novità del teatro, ora aveva cominciato a informare anche di moda. La corrispondenza tra i due si era riempita di discettazioni su quale fosse la tonalità di rouge più in voga. E un giorno Monsieur Ivar aveva mandato a Scovo il campione di un nuovo belletto color lilla, apparso nei giardini del Palais Royal.
Ivara arrivava anche a impartire lezioni di turco, spiegando che il solo rouge non bastava, andava aggiunto anche l'esprit, il piccante, ovvero bisognava disporre quei pezzettini di tela gommata che poi i francesi chiamavano mosche nel latte o esche d'amore, i nuscoli nei posticci le cui forme a cuore o a cometa erano decifrabili solo a distanza di pochi centimetri. Il Verne mandava buste intere, si raccomandava che fossero posate secondo regole precise, all'assassin, all'angolo dell'occhio, alla majusteuse, in mezzo alla fronte, in tante altre posizioni, di cui Praskovia capiva a malapena le definizioni. Non era mai stata a Parigi, né mai ci sarebbe andata, e difficilmente avrebbe parlato un francese in carne e ossa. Molto divertente, mi ha veramente... No, questa era tutta la ricerca, questo viene da un libro bellissimo pubblicato dalla Sellerio, dei fratelli Goncourt, sulla donna francese del XVIII secolo. E lì raccontano, e io questo libro l'ho amato moltissimo e insomma l'ho usato per vedere che cosa Sheremetev faceva venire da Parigi. Bene, allora se ci sono domande, interventi. Adesso il libro, quindi non so nulla dell'ultima figura di questa Anna Politkovskaja, che della cui tragica fine qualcosa abbiamo saputo, e soprattutto della non conclusione del processo. Ho letto nel piego di copertina che la sentenza di assoluzione, quando si verrà, c'è già l'appello, ecco, certamente io leggerò. E c'è qualche altro aspetto di questa formidabile donna che lei non è riuscita a raccontare nel libro e che forse qui possa dirci, oppure tutto quello che noi leggeremo di lei esaurisce questa figura per me, per quello che io sono riuscita a capire negli anni scorsi. Grazie. Allora, la risposta è che voi non leggerete niente di quel personaggio nel libro, perché molto, molto semplice. Allora, se lei lo apre, vede che tutto il libro è scritto normale, tranne il capitolo della Politkovskaja, che infatti non è un capitolo, ma si chiama epilogo. È un epilogo, è scritto in italics, cioè in corsivo. E sono 3 pagine invece che 40. Quando l'ho, e sono stata tantissimo in dubbio, ma è stata proprio una decisione durissima metterlo o non metterlo, al punto che quando io ho consegnato il libro alla Guanda, oltre a non esserci la Berberova che poi è saltata dentro dalla finestra, non c'era neanche la Politkovskaja, perché io avevo moltissima paura di mettere la Politkovskaja per semplicemente un motivo semplicissimo, che è notissima in Italia, ma in Russia è vissuta in una maniera completamente diversa. Non voglio neanche cominciare a dire bene o male, chi ha ragione e chi ha torto, semplicemente è vissuta in maniera diversa. Allora, mentre io veramente non volevo mettermi a parlare della Politkovskaja, a dire chi l'ha ammazzata, chi non l'ha ammazzata, perché io volevo sicuramente se io volevo raccontare un libro sulla storia russa, non metterla sarebbe stato nascondersi dietro, per cui ci stava, però raccontarla, come dice Valentina, parlando dei pizzi, il tailleur sovietico, una che è stata ammazzata l'altro ieri, no? Nel 2006, in ascensore, con le borse della spesa, da sola, cioè non era, come dire, un po' di cattivo gusto. Per cui io ho deciso di metterla alla fine, ma è scritto in maniera completamente diversa, mentre tutti gli altri ci sono gli aggettivi, le cose, la frase che si dice, lì è scritto tipo un'agenzia, cioè pulito, quando, dove, come, chi, perché. E poi l'unica si distingue dagli altri, appunto, anche graficamente, non è, infatti quando mi dicono quante donne sono, c'ho 15 più una, ma sono 15 le donne, non sono 16. E poi c'è anche un altro aspetto, che lì è l'unico capitolo dove
diciamo, entro io, mentre nel libro, naturalmente, essendo stato scritto da me, velatamente ci sono io tantissime volte, chi magari appunto questa famosa passeggiata sul ghiaccio l'ho fatto con qualcheduno che la riconosce, per dire, ecco, però è tutto molto velato, mentre lì io dico proprio di quando l'ho incontrata la Politkovskaja, insomma, cioè tanti di voi presenti sono vissuti a Mosca, per cui non è che era strano incontrare la Politkovskaja, se facevi la giornalista negli anni 2000 a Mosca, cioè era strano incontrare, andare alla conferenza stampa c'era, per cui non è che è una cosa eccezionale averla incontrata. Ecco, però lì è l'unico punto in cui io dico, l'ho incontrata, dico che c'aveva i capelli grigi, che a Mosca è una cosa, in quegli anni, poi cambiano moltissimo le mode, era una cosa che dovevi veramente avere fegato, perché i capelli grigi non sono previsti. E quindi la Politkovskaja, ho detto, ma chi è questa testa grigia? Ed era la Politkovskaja. E poi, insomma, nulla, si vedeva proprio comunque all'interno anche della comunità l'aura che aveva, cioè come quelli, diciamo, dalla che sono qua, dalla scrivania, continuavano a citarla, perché come diceva Politkovskaja, che è lì, no? Ecco, una cosa che non si vede normalmente, per cui anche questo racconto. Per cui, insomma, è proprio questo libro, sono 15 più 1. La Politkovskaja assolutamente non racconto nulla di lei, perché fondamentalmente era di cattivo gusto raccontarla con la stessa penna che avevo usato prima. Per cui c'è un epilogo su di lei. Ecco. Grazie. Io volevo fare una domanda umile. In realtà è proprio umile. Ho lavorato per molti anni nell'editoria e so benissimo l'importanza delle copertine, delle quote di copertina e dei risvolti. Allora, io non conosco, non solo io davvero non conosco questo libro, anche se mi occupo di letteratura, ma soprattutto di letteratura italiana. Comunque me ne occupo, quindi non sono una estraneissima ai lavori, diciamo, no? Ma so benissimo che un libro serve per attrarre, ma anche qualcosa da spiegare. Allora, qual è, dove punta questo libro? Il titolo è Laddove si inventano i sogni, quindi noi pensiamo a un inventificio di sogni, quindi c'è un problema di sogno, c'è un problema di invenzione. Donne di Russia già ci situa in un panorama. Si citano alcune molto note, una per esempio nemmeno io la conosco, figuratevi un pubblico più, come dire, digiuno, no? Beh, Lili Brick, l'amante, la compagna di Majakovskij, lo sa anche forse il ragazzino di terza media. No, insomma, almeno quello che fa il liceo, però è un nome molto noto. Akhmatova è figlia di la Svetlana Stalina, ok. Nina Berberova, di grande moda negli ultimi anni. Ecco, Elena Bonner, ad esempio, io non la conosco. Anna Politkovskaja, ne abbiamo parlato tantissimo, e altre 10 vite di donne. Allora, la mia domanda è: quando si fa una, come dire, certo, introduzione, quando si fa una presentazione, anche in un luogo colto, e lo dico fra moltissime virgolette, quindi non prendetela mai, snob, come la libreria delle donne, nel senso che è un luogo di donne particolare, no? Un libro del genere, forse, mi chiedo, ed è una vera domanda non retorica, non va più spiegato, cioè come dire, perché queste 10 donne, oltre alle 6 appunto che abbiamo detto notissime, una delle quali nemmeno io conosco, che strada è la loro? Perché la vostra presentazione è assolutamente affascinante. Conosco Laura, conosco i suoi studi, la sua serietà e mi piace il modo in cui mi si può... Ho letto cose di Valentina, eccetera. È la prima volta che vedo il libro e lo ammiro già per come ne parlate di Margherita. Ma mi chiedo se un pubblico digiuno, no? anche più digiuno di noi, ma senz'altro digiuno, non andrebbe forse in una presentazione spiegato di più questo staffetta, no? Questo passaggio di testimone, qual è? Perché queste donne non altre? Cioè, qualcosa di più umile, ecco, la domanda è umile, ma neanche tanto, ma forse è come se chiedessi a voi di scendere un momento dall'eleganza grande del modo in cui voi ce l'avete porto
adesso è tanti, per fare tutta la storia, e ci aveste spiegato prima, ci spiegaste forse in una futura presentazione altrove davvero perché queste, se no rimaniamo con un grande appetito, un grande desiderio, come dire, vi facciamo mangiare una torta ma non vi diciamo gli ingredienti, però è una torta speciale, però vi diciamo che c'è qualcosa che non trovereste altrove, ecco, ci viene la colina in bocca, ma alla fine dobbiamo proprio leggercelo, sì, forse questo è il merito di presentazione. Poi faccio una provocazione precisa, sono qui, conosco bene una delle persone presenti che è Massimo Boffa, che è uno slavista bravissimo, nonché ha molto di più, un curatore di cultura, giornalista, ma giornalista di poco, di panorama. Mi piacerebbe sentire il suo parere di uomo illuminato, di uomo, di un marito, di una donna illuminata, e che senz'altro i piedi nel piatto in un libro del genere li può mettere. Di autorità ti chiedo di parlare. Grazie Quacci, io il libro di Margherita l'ho letto, mi è molto piaciuto. Lo raccomando alla lettura di tutti i presenti, secondo me anche questa presentazione che hanno fatto non troppo didascalica e che lascia la colina in bocca, spero che serva ad aver incuriosito i presenti, che quindi il libro darà tutte le risposte alle domande ingenue, fintamente ingenue di Rosaria. Il libro, che dire, è molto bello, io me lo sono letto addirittura due volte. Ho proprio, mi è piaciuto immergermi attraverso i ritratti e i cammei di queste donne dentro la storia russa. Ho particolarmente apprezzato lo stratagemma narrativo di Margherita di concatenare, come diceva Valentina, le storie, le vicende di tutte queste figure femminili, perché contribuiscono a dare un'immagine della storia russa come un tutto unico, come noi siamo abituati a pensare lo zarismo, poi la rivoluzione che è il contrario dello zarismo, poi la fine del socialismo come il contrario del periodo precedente, mentre questo libro secondo me aiuta a capire come alla fine la storia russa è un tutto, è un qualcosa di unitario e che merita di essere quindi presentato come tale, così che se oggi si guarda, diciamo, alle varie epoche della storia russa è bello notare come una delle caratteristiche dell'attuale spirito pubblico russo è una sorta di conciliazione con tutti i momenti del suo passato, con le pagine terribili e tragiche e con le pagine più luminose. Cioè oggi, come avviene in questo libro, si può, io sono un cittadino russo attuale, si sente, diciamo, sente con familiarità tutte le pagine, tutte le varie epoche passate come un tutto unico di cui non c'è nulla da buttare via. Mi interessa molto il discorso dell'immaginazione, la domanda che ha posto Laura all'autrice è come mai ha immaginato determinate cose, invece eventualmente di attenersi scrupolosamente a quello che è scritto, quello che la tradizione trasmette. E l'immaginazione è molto importante quando si scrive la storia, perché la arricchisce e la ammorbidisce. E ho notato che l'autrice, quando ha risposto alla domanda, si è forse un pochino giustificata di aver usato l'immaginazione, ecco, mentre io sono per l'immaginazione, e faccio un esempio tratto dalla mia esperienza. Mi puoi alzare un po'? Ho scritto la storia di mia nonna, sulla quale non esisteva nessun documento, niente, e ho dovuto per forza ricorrere a una forma di immaginazione.
avevo i suoi ritratti. I ritratti, le fotografie, mia nonna è vissuta a cavallo alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, c'erano le prime fotografie e ho visto come si vestiva, i gioielli che metteva, la cura con cui si pettinava. Ecco, e quindi ho ricreato la sua figura attraverso questa attenzione per il proprio aspetto. Ho dei suoi fazzoletti, delle sue camicie da notte che le mie zie mi hanno passato e ho immaginato lei che indossava la camicia da notte. Ho vissuto nella casa dove ha vissuto lei, per cui ho immaginato i movimenti che faceva in questa casa, i mobili che vedeva, quello che vedeva dalla finestra, quello che i suoi occhi vedevano. Mia nonna poi è stata ricoverata in una casa di cura e io sono stata a visitare questa casa di cura e non si può dire che ho raccolto delle notizie storiche, però ho visto l'ambiente in cui viveva, le stanze in cui ha vissuto e l'ho immaginata in questi spazi. Dalle finestre vedeva le colline del Bresciano e quindi le immagini che lei riceveva da queste campagne. Ecco, e quindi l'immaginazione mi è servita per animare questa figura, per darle vita. Quindi ripeto che l'immaginazione è molto importante. Ma infatti io intanto immaginazione e invenzione, due cose diverse. Immaginazione ne ho usata tantissimo e felice di aver fatto, cioè è proprio il punto di questo tipo di narrazione della storia, è usare l'immaginazione. E anche io sono andata a cercare le case, le fotografie, come ho detto, mi sono mossa negli ambienti dove si muovevano loro, ho guardato i panorami che vedevano loro, evidentemente un po' cambiati, ho fatto tutto questo. Penso che la differenza semplicemente stia nel fatto che questi sono appunto monumenti, cioè persone notissime, insomma, se uno si mette a scrivere, per dire, la biografia, un ritratto di Grazia De Ledda, per dire, un conto scrivere la propria nonna, mi sembra, e immaginarsi, un conto scrivere dell'Akhmatova e immaginarsi come beve il caffè con la Chukotskaya. Cioè, è un po' diverso, perché sono persone che sono, cioè, non sono più carne ed ossa, ma sono appunto monumenti letterari, storici, così. Penso che sia lì la differenza, ma io l'ho fatto, non mi vergogno di dire che l'ho immaginato, cioè tutto quello, è tutto basato su quello, ecco. Cioè, adesso non è che è il mio mestiere, diciamo, però mi sembra che nella letteratura di oggi, senza naturalmente paragonare questo libro, però cioè si fa tanto, no? Questo passare tra il tra la storia, scusami, anche il libro che hai citato tu della Voland, che io non conosco. Mi hai proprio detto una cosa che io cercavo di fare, cioè la storia, cioè la storia, raccontare i personaggi, attraverso i personaggi raccontare la storia. Ecco, allora i personaggi piccoli naturalmente devi descriverne i fazzoletti e inventarti che facevano colazione la mattina e quando non ci sono le pezze d'appoggio di cui parlavo in quella recensione, ecco. Mi sembra che è una cosa molto, che si faccia molto, molto contemporanea, non so, può piacere o non piacere, ma... Sì, no, sul ruolo dell'immaginazione, secondo me è, appunto, da un punto di vista proprio della scrittura, serve, è servito nel tuo caso, sicuramente è servito nel caso della signora, proprio a creare dei pieni, non so come altro dirlo, cioè nel momento in cui ti viene, come dire, appunto, non hai delle testimonianze, hai dei dubbi, senti che a un certo punto il documento anche disponibile
è scarno, è lontano da te, e rischierebbe di comunicare al lettore un'impressione di morta, diciamolo, di cosa messa lì, sicuramente reale, realistica e vera, ma come dire, che non regge, non la prova della, cioè la lettura. Allora sì, l'immaginazione può essere, cioè deve essere uno strumento per creare il pieno e tenere, come dire, insieme la trama. Da un punto di vista, tu dicevi del monumento, però attenzione, cioè anche il nonno, la nonna può essere percepita come un monumento, nella misura in cui si, come dire, si sente anche l'esigenza morale di non dire cose sbagliate, quindi, come dire, l'atteggiamento può essere anche molto simile, anche se una persona molto vicina a te, nel senso che trattandosi magari, cioè sicuramente appunto immagino la difficoltà appunto di scrivere di persone che si apprezzano, che appunto sembrano, come dire, appunto dei monumenti della cultura a cui tu sei tanto appassionata e dedicata, però appunto anche in realtà le narrazioni personali poi possono, come dire, presentare gli stessi problemi. Bianca? Sì. Ma, sì, io non ho letto il libro e questa presentazione mi ha incuriosito molto. Mi è rimasto una cosa che non mi sono chiarita e che mi sembra importante, è che linguaggio è stato usato, cioè il linguaggio, perché un conto scegliere i contenuti, scartare delle cose, immaginare delle vie, ma dopo bisogna metterla in linguaggio, no? E appunto quando diceva della Politosca, io l'ho scritta in corsivo, no? E questo mi è sembrato molto importante, no? E allora non so, ho pensato sarà una cosa più cronachistica, più asciutta, più, non so, pensavo, dico, cosa ha lavorato Manzoni con la colonna infame, cioè voglio dire, non è solo scegliere e immaginare, ma poi il linguaggio che si sceglie per raccontare queste cose, che può essere banale oppure asciutto oppure fulminante, non so come dire, è questo forse una parola sul linguaggio poi che ha scelto di... Guardi, grazie moltissimo. Allora, il linguaggio ci ho studiato, pensato, riflettuto moltissimo, e Maya anche lì non proprio a tavolino, infatti Valentina prima ha usato un'espressione, mi sono segnata qua, discorso indiretto libero, bellissimo, si vede che insegna all'università e non chiacchiera come me, ecco, per cui senza, diciamo, averne gli strumenti, però lo vedevo come un problema. E allora, inizialmente una cosa che volevo fare, un po' sempre quella collegata alla DA, cioè quando volevo che tutti i capitoli iniziassero con un anno che doveva essere quello con cui finiva il capitolo precedente, un'altra cosa che volevo fare è che tutti i capitoli fossero scritti con una lingua che in un certo senso riflettesse sia il periodo storico, quindi settecentesco più l'aulico, più così, sia il carattere di queste signore. Allora, un po' l'ho mantenuta questa cosa, nel senso che quando si legge il capitolo della ballerina amante di Nicola II, prima che diventasse Nicola II, ma quando era soltanto lo Zarevich, ecco, lei era una un po' agguerritissima, però anche un po' frivola, insomma, una ballerina, i tutù, le ananas, le pietre preziose, ecco, allora lì ho cercato un linguaggio più diretto, più, infatti, non so, per esempio, definisce la Kollontai, anche nella parte che ha letto Valentina, già si capisce che è un registro un po' più basso, più leggero, un maschio in gonnella, per esempio, lei la definisce, un maschio in gonnella non sarebbe stata un'espressione che mai mi sarei sognata di poter usare nel capitolo precedente, quello della Kollontai, che invece era una
abbastanza pesante, insomma, proprio una rivoluzionaria, così anche lei appassionata di velluti, di vestiti, così, però non avrebbe mai usato la parola un maschio in gonnella, cioè non faceva parte... Ecco, per cui questa è una cosa su cui ho molto lavorato. E poi una cosa che non mi hanno mai chiesto nelle presentazioni e invece una cosa su cui ho lottato con la mia casa editrice, cioè per l'uso del trapassato. Cioè loro volevano, ecco, adesso non so quanti editori ci sono, gli editor, no? La figura degli editor. Loro volevano che io lo trasformassi in un passato remoto. Ma l'avevano, cioè praticamente l'avevano fatto, io gliel'ho fatto cambiare. A vincere, vabbè, ok, mai, non lo fare mai, però almeno le ultime righe, almeno lì sì. Cioè secondo loro, allora io invece l'ho trapassato, lo trovavo un tempo che, un modo, che desse distanza, che desse profondità, desse... soprattutto, cioè come se non fosse un'immagine immediata, ma come se non fosse televisione, ma fosse disegnato, come se fosse film e non serie TV, cioè sì, c'è un po' più, capito? Allora, per esempio, vi leggo le ultime righe. Sulla porta aveva detto che l'apparecchio funzionava e che il giorno dopo li avrebbe chiamati il nuovo segretario generale. Aveva detto proprio così, soltanto poche parole. E Andrei si era seduto sul divano. Per una settimana non erano usciti di casa. Poi Mikhail Gorbaciov li aveva chiamati e il 23 dicembre 1986 erano saliti sul treno per Mosca. Alla stazione li attendeva un mare di persone. Loro avrebbero voluto fare. Sulla porta gli disse che l'apparecchio funzionava e che il giorno dopo gli avrebbe chiamato. Disse proprio così, senza poche parole. E Andrei si sedette sul divano. Per una settimana non uscirono di casa. Poi Gorbaciov li chiamò e il 23 dicembre salirono sul treno per Mosca. Ecco, adesso non so se ho risposto alla sua domanda, che però è una bellissima domanda appunto sul linguaggio. Anche una cosa che mi dicevo, mai, naturalmente, mai linguaggio diretto, cioè discorso diretto o vagamente assemblabile, cioè che suonasse come discorso diretto, cioè doveva essere... Sempre distante. Poi una cosa che mi ha fatto impazzire è stato un pezzo che ha citato Valentina, cioè che è l'unica parte veramente un po' romanzata di questo libro, infatti io non sono, cioè è quando la Volkovskaya trova il diario del marito e lì hai anche scritto in corsivo. Ecco, quello è inventato, non è più neanche immaginato, è inventato, un escamotage letterario per raccontare a chi non ne sa niente, questo è un pochettino per ricollegarci alla, come dire, alle domande fintamente ingenue. Cioè, bisognava dare tante informazioni, un altro editore, cioè il primo editore del programma, mi ha detto ogni tanto hai il linguaggio garzantina. Ecco, cioè, ma io un po' di garzantina la dovevo fare, perché poi dopo tutti mi avevano detto così, non si capisce niente, tanto tanti quadri, questi nomi impronunciabili. Io avevo da una parte le parisi della situazione, cioè gli slavisti, pensate che io ho fatto una cosa che uno slavista... Non so come mai siano qua oggi, cioè ho tolto i patronimici, è come se, non lo so come dire, cioè ho tolto i patronimici, è una cosa che appunto Malcovati avrà pianto una settimana che doveva leggere un libro sulla Russia in cui non c'erano i patronimici, ma gli amati russi hanno dei nomi già complicati, in più si chiamano come il padre, cioè... Insomma, quelli li ho tolti perché non se ne poteva più. Per cui, da una parte avevo queste pressioni, dall'altra mi dicevano, cioè, il tono garzantina, però appunto cioè, che cosa fosse la servitù della gleba da qualche parte ci doveva essere, ecco. E allora come trasmettere queste informazioni senza che mi tacciassero di garzantina? Per cui anche lì allora abbiamo detto, ho detto, insomma, facciamo il corsivo e ci sono queste due pagine in cui serratissime
la Valkonskaya legge il diario del marito e chiunque di voi che non conoscete la Russia finalmente sapete che cos'è la cioè che cos'era la servitù, un po' i numeri, non proprio i numeri, perché naturalmente... Però, sì, cioè ti rendi conto che c'era una parte della società aristocratica che quindi godeva, diciamo, del fatto che ci fosse la servitù della gleba, che però si rendeva conto che era un'ingiustizia medievale, insomma, tirava in ballo Beccaria e tutto quanto. Ecco, allora lì ho messo tutte queste informazioni in quella pagina, in quelle pagine lì. Ecco, poi per cui appunto il discorso del linguaggio, guardi, infinito. Ecco, un po' però rispondo anche a quello che diceva lei, cioè sul fatto che va spiegato di più. Secondo me è più facile a dirsi che a farsi, nel senso che veramente della Russia non sappiamo null'altro che i ragazzini di terza elementare, Lili Brick, ma proprio, ma magari, ma non esiste, ma Lili Brick, cioè io, insomma, possiamo guardarle e vedere quali altri lei conosce, ma cioè soltanto l'Akhmatova e qualcuno di anche molto abbastanza colto sa chi è l'Akhmatova. Certo che qua siamo in un super elitario, snobistima comunità, perché per esempio questo libro è 15 donne più una la Pulkowska e un uomo di Aghilev. Adesso non so se facciamo, usiamo, tiri sulla mano chi sa o chi non sa. Forse io chiedevo qual era il filo rosso che univa questo libro. La Russia, la storia russa. L'amore per la Russia. La storia russa. Io racconto la storia russa. Così. Ecco, per cui, cioè, io scrivo un libro per gente che non sa chi è Diaghilev, è il minimo. Ah, da dove devi cominciare? E non lo vuoi fare Gazzantina, non lo vuoi fare Balletti Russi 1909 a Parigi? Caspita, secondo me era proprio molto difficile, ecco. E quindi, insomma, così ci provo. Volevo porre una piccola questione, ma grande, però breve, perché fra un po' si va a cena e dopo chiederò che si ferma a cena, quindi pensateci. Allora, l'altra cosa è una cosa che volevo farti notare, un'osservazione sempre sulla lingua. A pagina 72, pagina 80, non usi femminile, volevo capire come mai non osi. Dove citi la Kollontai, la prima ministro donna. E poi dopo dici ambasciatore russo in Norvegia. Come mai non osi usare il femminile? Sai che è importantissimo, no? Perché se no neutralizzi, fai emergere sopravvaluto la funzione rispetto all'essere donna, e dopo ti fai influenzare da chi dice che la colontà è maschio in gonnella. Cioè... rispondere, che c'è Luciana che vuole parlare, vero? Sì, microfono. Sì. La prima cosa che ti volevo chiedere, vabbè, l'osservazione era quella sempre sull'immaginazione, no, che credo. Aspetta, stavo spegnendo Stroganoff. Stavo spegnendo l'altro. L'osservazione penso che sia il modo per cui finalmente nella storia entrano i corpi, e questo è molto sentito dalle donne, insomma, noi. Se si mette un neutro generale come nelle narrazioni storiche, alla fine i corpi non entrano, ma questa era un'osservazione, diciamo, di complemento all'importanza dell'immaginazione, che è un'immaginazione appunto basata su documenti, perché voglio dire, sull'esperienza viva dell'essere andata a mettere i piedi sul ghiaccio del mar. L'altra cosa invece, l'altra osservazione è il titolo, che è per un libro di storia, quindi piuttosto invece è strano, quindi volevo chiedere come mai là dove si inventano i sogni, no? Quando si dice che invece la storia più che dei sogni ci vuole parlare della concretezza, eccetera. Ecco, allora mi piacerebbe capire invece come mai questa scelta e se ciò che si spiega. Dato che chiedo chi si ferma, così intanto sentiamo le due. Allora, su ferma cena, il menù l'ho già letto, lo sapete, c'è la russa. Gabriella, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, c'è anche Paola. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ma può rispondere, sì. Allora, sul titolo, e dunque, visto che siamo, a me il titolo non mi piace, non mi piace il titolo, lo dico perché insomma, allora il titolo, io l'ho sempre chiamato Donne di Russia, nel mio, e poi a un certo punto la casa editrice, giustamente, anche magari visto che tu sai tanto di editoria, mi dice ci vuole un titolo evocativo, dice, attenzione però con l'evocativo, attenzione qua, e mi ha detto ma no, per non lui, non questo titolo, però per tanto per darti un'idea, il cigno del Caucaso. No, il cigno del Caucaso, no, no, vi prego. E allora poi dopo insomma ci siamo, però ci voleva un titolo che Donne di Russia. Allora abbiamo cercato, cioè l'idea era di usare una frase, appunto un verso, e ne sono venuti fuori tantissimi. Ce n'era uno molto bello della Tsvetaeva che era tipo la fiamma danzante. Ma pure lì, cosa c'entra? Tante, tante. Alla fine, là dove si inventano i sogni, tra tutti mi è saltato fuori come... c'era qualche cosa, insomma, mi è piaciuto. Allora, intanto mi piaceva che un po' anche lo dicevi tu, questa cosa dell'inventare, ecco, la trovavo molto sovietico. A un certo punto volevo chiamare la fabbrica dei sogni, ma c'erano troppi negozi che si chiamava di giocattoli, che si chiamava la fabbrica dei sogni, per cui non si poteva, c'erano dei film. Però là dove si inventano i sogni mi sembrava molto sovietico, appunto, del concetto dell'invenzione della meccanica, della fabbrica. Ecco, e mi piaceva quel là, perché faceva molto Russia, cioè là dove si inventano i sogni. La parola sogni io sinceramente non mi piace, perché la trovo troppo, come dire, fintamente femminile. Cioè, ah sì, un libro per donne, cioè, capito, nel senso, cioè, negativo, diciamo. A cui chi lo legge, i sogni, roba facile, ecco. Invece questo per me è un libro sulla Russia, sulla storia, un libro, non è che è un libro pesante, ho fatto tutta sta fatica perché fosse narrativo, raccontato, però è, caspita, gulag, assedi, guerre mondiali, cioè, insomma, naturalmente la storia russa, come noto, non è proprio tutta facile. Ecco, per cui mi piaceva la cosa dell'invenzione, e poi una cosa mi piaceva moltissimo. Vi ricordate quello che dicevo prima sulla giornalista radiofonica, la Olga Bergolz? Lei viveva, cioè riusciva a reggere la difficoltà della quotidianità sovietica, ma sovietica durante l'assedio di Leningrado, che è durato 900 giorni, cioè 2 anni con i tedeschi che ti sparavano, naturalmente era finito tutto da mangiare, avevano mangiato gli uccellini, avevano mangiato tutti gli animali, i cavalli, non c'era più niente, insomma, c'erano naturalmente episodi di cannibalismo, pensate cosa voleva dire vivere in quel momento lì. Ecco, e in un certo senso non c'era neanche più il sogno, perché lei, la fede socialista, il sogno che socialismo, lei l'aveva perduta, no? C'è scritto nel suo diario così. Ecco, però lei riusciva a reggere questa difficoltà soltanto perché aveva una vita interiore estremamente sviluppata, ricca. Ecco, e quindi là dove si inventano i sogni, perché è come là è la Russia, là dove si inventano i sogni per reggere la quotidianità, per reggere la realtà. Ecco, questo lo trovavo bellissimo, però, come dire, non è che lo capisci subito, come diceva. Cioè, te lo devo spiegare io, anche là dove si mettono i sogni. Tanta gente mi ha detto, mi è piaciuto molto il sogno, tutto tranne il titolo, cosa c'entra?
Ecco, per cui a me ha attratto molto, perché ho visto l'immagine, ma ho detto, ma sì, questo libro lo conosco tutto, è inutile che lo legga, no? Perché c'era Zinaida Gippius, che conosco benissimo, insomma, sono cose che conosco già, mi sembrava superfluo. Però invece la cosa del là dove si diventano i sogni ti fa capire, a me è un associato col mondo interiore, col mondo interiore femminile che entra nella storia. No, dicevo che i sogni è il discorso del cambiamento radicato nella profondità, no? Che è anche una cosa molto femminile nel positivo, no? Certo, no, nel positivo una parola dietro. No, visto che hanno parlato del microfono. No. Visto che è stato detto sul titolo, io faccio semplicemente una domanda sul mio piccolo disagio, perché poi ci sono tante consonanti che approfondiremo in un altro momento, ma la copertina. Perché Donne di Russia, poi tra l'altro rifà tutta proprio la orga della sede di Leningrado, mi è piaciuta tanto. Ecco. E invece questa Donne, Russia, e vedere invece, io lo voltavo così, proprio non mi piace, non mi piace come Donne di Russia, ma non è donna, non, cioè voglio dire, non è la passione, la cosa, perché questa copertina? Allora, come non mi piace il titolo, invece questa copertina io l'amo, e questo disegno è stato sulla mia, diciamo, la mia stampata, no? Dall'inizio, da quando ho cominciato nel lontano, non so, 2000, cioè era già la Zinaida Gippius. Secondo me, allora, intanto perché è il ritratto di una delle personaggi fatto da Leon Baxter, altro, voglio vedere chi lo conosce, voi due. Leon Baxter, altro monumento meraviglioso, sconosciuto, ma non è più, appunto, braccio destro di Diaghilev, un meraviglioso scenografo, costumista, ritrattista, cioè Engel sembra, però è Leon Baxter, mai sentito. Per cui Leon Baxter ritorna tante volte nel libro, perché appunto è un artista che adoro, per cui avere un ritratto di questo artista, di un personaggio, e poi nel libro, sempre riguardo il discorso sull'immaginazione, mi immagino Zinaida che riceve questo ritratto e riceve una fotografia di sé, che è quella che invece inizia, cioè all'inizio del libro, e si dice: guarda come sono io qua, e come non sono io nella foto, me la tiri fuori la foto della 99. Ecco, cioè, lei, qua è lei, è lo stesso, la stessa persona, no? Qua angelica, con questa testa ripiegata, la gonna che si piega dall'altra parte, i polsini. Ecco, cioè, lei dice: quanto non sono io qui, fotografia, un po' alla Dorian Gray di noi altri, quanto sono io qua, che sono appunto, non si capisce se sono uomo, donna, ammiccante, questa posizione estremamente seduttiva, femminile, diciamo, insomma. Sì, però chiaramente vestita da uomo. Poi, per esempio, lei dice che non ama le sue mani, no? Nei suoi diari, cioè le mani piccoline con delle unghie anonime, infatti qua le mani sono nascoste. Questo secondo me, cioè, come vedevo io il libro, era Donne di Russia, e poi proprio quello che dici, un uomo, cioè era un contrasto molto forte, un uomo che però ti guarda con uno sguardo estremamente seduttivo, androgeno, appunto. Ecco, per cui mi fa piacere che tu non l'hai notata, che non ti piacesse. Vuol dire che è forte, però, non so. Ecco, poi anche lì la casa editrice, i disegni in copertina, ma non si è mai sentita di un disegno in copertina, invece per fortuna su lì l'ho spuntata, ecco. Non hai risposto alla mia domanda.
coraggio dell'uso del femminile. Quando parli della dell'operaia, no, 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 d'accordo. Operaia, la giusto avrei dovuto mettere operaio. Non mi piace l'ambasciatore. Ma l'ambasciatrice è la moglie dell'ambasciatore. Dell'ambasciatore. No, non lo so, non mi piace. Il ministro. Scusi, come abbiamo messo il. La primo ministro donna. No, la volontaria hai messo. Sì, la prima no, no, no. Sei qua. Un'operaia mi sa tutti. No, no. Lo so, ma... L'operaia diventa un mito maschile. Forse è una cosa di oggi. Allora non esisteva. Sì, sì, certo, certo. Allora non esisteva? Esisteva già? Non lo so. Ma sì, ho capito, ma questo è prima di 40 anni. No, la tua scelta di scrivere. Lo so, ma io. Cioè, non è che per esempio uso la parola weekend per dire. Cioè, io comunque quel discorso del linguaggio che dicevamo, non avrei mai usato. Adesso magari mi li tiri fuori dove li uso, però dei termini. No, si parla di lingua straniera, lingua italiana, ma del femminile e del maschile. Cioè, riferisce la funzione era la ministra. Una donna, però, usi operaia al femminile quando. No, no, ma infatti hai ragione, ho sbagliato. Appena lei fa carriera, diciamo. No, ma hai ragione che dovrei usare operaio. No, lo so, ma. Hai ragione che è sbagliato, ma ho sbagliato là, non dopo. No, per come hai ragione. Tutte le altre lingue vanno femminilizzando le persone, il francese, lo spagnolo, le lingue che non hanno allora però se lo parli senza microfono Renata no c'è il microfono ah c'era lei aspetta perché Renata non parlare senza microfono no ma perché non ti volevo dire che l'italiano è l'unica lingua che non ha recepito veramente questa cosa di usare il femminile nelle professioni, le professioni che una volta quelle donne non avevano accesso, che oggi invece sono ministre, eccetera, e il francese, lo spagnolo, ma mai si poteva, è un errore gravissimo nei giornali, nei libri, dappertutto, questa cosa è stata accolta, recepita e usata normalmente. Non so, cioè noi abbiamo una grande resistenza. Non so perché, volevo solo dire questo, che è vero che l'orecchio non si avvicina, però... Pensate che in russo il compagno va sia per la donna che per l'uomo. Non esiste il femminile di compagno, è sempre il tavarish. Non tavarish. Il compagno del senso sovietico. Qui si parla della lingua italiana, che non compagno del senso sovietico. Stiamo parlando della lingua italiana, così. No, sì, però non c'è il senso sovietico. Sì, no, Silvia. Sempre sul linguaggio, questa cosa qua, io adesso non so, in russo lo chiedo alle numerose slaviste e qualche slavisti presenti, ma siamo sicuri che usavano tutte le funzioni al maschile in russo quei tempi? Perché è una cosa che poi è anche... ha caratterizzato gli ultimi decenni della nostra modernità, almeno in Occidente in particolar modo, questa neutralizzazione forzata. Appena ne ho iniziato a vedere che c'erano un po' di donne a coprire spazi pubblici anche di prestigio, le hanno cancellate con il maschile. Ma il russo è una lingua che io so che femminilizza anche i cognomi, cosa che qui in Occidente non facciamo. Allora vorrei essere sicura che non lo facevano. E nella tua ricerca di fedeltà all'atmosfera del linguaggio che hai fatto, ci sarebbe stato bene in quel caso il femminile, poi magari, ecco. Invece una cosa che volevo lodare è questa scelta che hai fatto dei trapassati, perché danno nell'idea
non ho nulla contro il passato remoto, però in una cosa che descrive fatti che riguardano altri, va bene il passato remoto, ma quando si deve cercare di rendere anche in forma indiretta un parlato reale, nessuno di noi pensa, credo, almeno nel centro-nord, magari al sud un po' di più, col passato remoto. E quindi quel brano che hai letto nelle due versioni, come lo voleva l'editore e come hai insistito per farlo tu, è molto più scorrevole e difendo questa scelta, perché rende artificiosi anche un sacco di discorsi diretti in letteratura quest'uso forzato di un passato letterario che non si usa nel parlato. Posso rispondere a proposito della questione? No, della sensibilità linguistica appunto del genere maschile e femminile. No, è strano perché appunto, giustamente come diceva lei, abbiamo la femminilizzazione del cognome. Però poi bisogna, il problema di Margherita è stato quello di mettersi nell'orizzonte dell'epoca. Pensi che per esempio la termine poetessa in Russia veniva percepito come spregiativo, nel senso che la poetessa era quella che all'inizio, le poche donne poeta, insomma, all'inizio del Novecento, che scrivevano chiaramente, no, delle loro dei palpiti del cuore, quindi venivano percepite come autrici svenevoli, per cui la stessa Akhmatova, c'era stata una polemica, no, sul fatto che lei appunto mettesse l'interiorità al centro dei suoi versi, la Tsvetaeva insisteva a voler essere definita poeta. Quindi anche noi. No, non hanno l'articolo, mi dispiace, i russi tagliano la testa al topo. E la poeta. Anche in italiano. Però noi lo usiamo il femminile, togliamo solo il suffisso. Quindi anche a quel punto di vista lì, cioè, sicuramente sono cambiate le cose, sicuramente c'è la strategia narrativa di Margherita di comunque narrare da di dentro, per cui per forza di cose anche lo stile, dicevi tu, è sicuramente il punto di vista è quello dell'epoca. E poi mi è venuta in mente una cosa, appunto, diario di Olga Belogolz dalla sede di Leningrado, adesso sta uscendo, se tra l'altro forse vi era già arrivato in libreria, la Lidia Ginzburg. Dalla casa editrice. Sì, e Lidia Ginzburg, leggetelo, il suo diario dall'assedio, fa un'operazione che ai nostri occhi è incredibile. Lei aveva sperimentato sulla sua pelle tutto l'assedio di Leningrado, perde la madre, però nel momento in cui si trova a narrare, le interessa soprattutto descrivere da un punto di vista di nuovo molto distaccato gli aspetti, tutte le conseguenze fisiche e psichiche della distrofia alimentare, della fame su chi appunto si trova a Leningrado durante l'assedio, e sceglie pur avendo un'esperienza così intima, sceglie un alter ego maschile. Cioè il protagonista è un intellettuale, perché c'è una ricerca di spersonalizzazione. Quindi. Beh, è un po' il discorso del neutro che si criticava, insomma, di neutro indifferenziato, che insomma, però questo discorso che dici tu, Valentina, sembra che sia un po' una giustificazione, che secondo me è una scelta. Non so, forse è una difficoltà usare il femminile per ministra e nessuna difficoltà a usarlo per l'operaia. Cioè, c'è proprio una cosa che riguarda. Per esempio, l'avrei messo l'ascoltatrice, no. Sì. No. Cioè, veramente mi rendo conto di aver sbagliato a scrivere operaia. Ah, cioè, non è che. Ma no, ma è un termine. È come dire. La prima volta mi è venuto in mente da dirti prima. Cioè, weekend. Le donne sono state le prime. Forse allora operaia è un termine, allora non ci avevo mai riflettuto su questa cosa, ti ringrazio, però operaia forse è un termine più sdoganato, più italiano, cioè più a me sinceramente ministra
o ambasciatrice come svolgente il ruolo di ambasciatore, mi sembrano dei termini moderni, contemporanei. Sì, mentre operaia no. Sì, perché è contemporanea alla ministra. Ecco, esatto. Però allora se io parlo di una donna... Allora. L'operaia no, l'operaia non è nata oggi. Esatto. L'operaia quindi... è all'origine dell'industrializzazione. Esatto, che è peraltro di cui parlo qua, lei va in giro e vede tutte queste operaie. Esatto, per cui forse per questo... Io voglio dire, non ci ho riflettuto, adesso mi ci fate riflettere. In effetti, perché ho usato operaia e ministro, ministro e ambasciatore, parlando di una... Sì, ma forse perché operaia è un termine che esisteva anche... C'era. Esatto, mentre ministra no. C'era. Ma io questa cosa la posso anche accettare, perché ministra è contemporanea, sì, come parola. Quindi non rispecchia quel clima dell'epoca, ecco. Mentre però operaia deve restare operaia, eh. Allora ho fatto bene. Sì. A scrivere operaia, sì. Per me. No, invece io sì, te l'ho messo sul fatto di osare, usare il termine, la parola ministra. Ambasciatrice, usare di più, perché adesso le ministre ci sono e anche allora c'erano. Cioè davvero, ministro, ministrizza. No, cioè lei è il ministro della cultura, che nel governo sovietico era il commissario del popolo. La commissaria del popolo. No, commissarca, c'è il suffisso ca. La ministra, come si chiamava? Non lo so, però in italiano, ma non c'è, c'è l'ordine italiano. Va bene, questo è il fuoco aperto, continueremo la prossima puntata. Grazie a Melissa, grazie a Valentina. Grazie.